3-2. Di nuovo in onda, quarta e ultima parte della nostra rassegna stampa e come abbiamo detto prima dell'ultimo break pubblicitario, spostiamo la nostra attenzione sul comune di Ardea. Ieri si è tenuto il consiglio comunale, tra i punti all'ordine del giorno anche il bilancio, soprattutto quello del 2013, quindi la revisione che è stata approvata dai consiglieri. Sono state tante le polemiche in aula dell'opposizione, ma anche di alcuni esponenti di maggioranza come Policarpo Volante dell'UDC e tanti gli attacchi da parte di Abate, Capraro e Giordani per quanto riguarda invece il centro-sinistra e andiamo a sentire allora la relazione dell'assessore competente Nicola Petricca, relazione che è stata appunto oggetto di questi attacchi poiché si lamenta poca chiarezza nella stessa. Sentiamo allora Petricca. Alcuni soltanto cenni e dati dell'ultimo rendiconto che ci accingiamo a votare. Quello che stiamo per discutere normalmente nasce dall'approvazione del bilancio del 2013 del dicembre scorso. Faccio questa premessa perché da quanto si evince si è potuto operare soltanto e sostanzialmente i dodicesimi, perché approvando il bilancio a fine dicembre questo è potuto avvenire. Naturalmente per me la programmazione è condizione essenziale per poter affrontare in maniera organica la spesa da sostenere, sia sul titolo primo che sul titolo secondo. Quindi naturalmente parliamo di servizi e di opere. Oltre naturalmente al ritardo dell'approvazione del bilancio 2013, non naturalmente dipendente dalle nostre volontà, ma purtroppo siamo stati costretti in quanto lo Stato per quello che è successo nella finanza nazionale e anche mondiale. Fino all'ultimo momento non sapevamo cosa applicare come tasse, pensiamo alla TARS, Tarso, Tasi, poi MUC, quindi fino all'ultimo non sapevamo veramente che cosa dovessimo fare. Oltre a questo, naturalmente c'è stato da parte dello Stato un taglio dei trasferimenti, che per noi veramente più che taglio è stato veramente quanto il trasferimento l'abbiamo avuto. Non si sente? Io purtroppo ho problemi con il microfono, tutte le volte è così. Se volete mi siedo, alzo il numero, perfetto. Si sente adesso? Sì. Quindi dicevo che noi il trasferimento dello Stato non è che c'è stato un taglio, ma è stato un azzeramento vero e proprio. Oltre a questo va a considerare le risorse destinate a realizzare il Fondo di Solidarietà Comunale, che ammonta circa 7 milioni di euro, quindi noi ci siamo trovati ad avere le casse meno 7 milioni di euro, che per un comune come il nostro, che ha un bilancio esiguo, diventa complicato poter affrontare il quotidiano. Tenete presente che queste difficoltà che abbiamo incontrato nel gestire per un comune che comunque è un comune omogeneo con servizi che già sono efficienti è già complicato. Per noi invece che siamo un comune che demograficamente cresce con un 200% quasi ogni anno diventa complicato, tutto quello che dobbiamo fare per poter portare servizi è sempre un'emergenza. Nonostante tutto, comunque, siamo riusciti a non tagliare i servizi al cittadino e penso a dare i servizi alla persona, richiesta individuale, quindi come mense, trasporti, assistenza disabili, assistenza domiciliare, assistenza scolastica.
Ricordo che questi sono servizi a domanda individuale, parte di un servizio a domanda individuale, non sono obbligatori, ma è uno sforzo che il Comune fa. Il Comune di Arda spende circa 5 milioni di euro per il sociale. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, è uno dei comuni che è più attento. Poi ci sono delle lacune, vero? Le lacune le vediamo tutti i giorni. Sulle strade ci lamentiamo delle buche, ci lamentiamo della manutenzione del verde, ma questa penso sia una scelta dovuta, anche perché l'amministrazione ha sempre preferito tutelare le fasce più deboli, così come si è proposto nel programma di governo, quindi non siamo andati oltre quello che ci eravamo promesso. È stato rispettato l'obiettivo di patto di stabilità interno e grazie agli spazi finanziari ottenuti attraverso il patto regionale incentivato si è riusciti a sbloccare una parte di pagamento di conto capitale che per chi non sa significa aver pagato società che fino a questo momento non erano riusciti a pagare sempre il patto di stabilità. Abbiamo avuto l'opportunità della legge 64 e facendo ricorso alla situazione di liquidità concessa a Cassa Depositi e Prestiti si è riuscito ad effettuare pagamenti di circa 11 milioni di euro, ad effettuare che hanno consentito di ridurre il volume dei residui passivi, nonché di mettere in liquidità dell'economia reale. Questo significa che avendo pagato 11 milioni di euro siamo riusciti a pagare anche tutte quelle società di individuali che con noi avevano dei crediti che non riuscivamo a pagare dal 2012 e quindi erano in crisi. Quindi mettere 11 milioni di euro nell'economia reale significa cercare in qualche modo di far ripartire l'economia stessa. Detto tutto questo, il rendiconto finanziario per l'anno 2013 si è chiuso con un avanzo di competenza di circa 1.300.000 euro e un disavanzo di amministrazione di circa 400.000 euro, in riduzione rispetto all'anno 2012, quando il disavanzo ammontava circa 1.900.000 euro. Detto questo, io voglio ringraziare naturalmente gli uffici, il dirigente all'area finanziaria, che comunque ha dovuto fare le necessità di tutto. Tutti i giorni noi abbiamo nei nostri uffici persone che vengono, che sono in difficoltà. Quello che voglio far capire è che non è la mancanza di volontà dell'ente di non pagare o di pagare in ritardo, anzi, purtroppo lo socio dice pure che dobbiamo pagare nei termini e questo è il paradosso. Lo socio dice che dobbiamo pagare entro 60 giorni, poi ci dice che dobbiamo stare nel patto di stabilità, quindi dobbiamo non pagare nonostante abbiamo le liquidità necessarie. Quindi detto questo, io ringrazio tutti coloro che hanno svolto il loro lavoro in maniera esemplare. Grazie Presidente, grazie a tutti. Grazie all'assessore Vernicca. E proprio questa relazione è stata aspramente criticata dall'opposizione e anche appunto da un consigliere di maggioranza. Sono stati chiesti i conti, le spese, come sono stati prodotti questi debiti, come sono state pagate le ditte, insomma si chiedevano cifre ben precise. C'è stato poi un aggiornamento per poter fornire indicazioni maggiori, lo ha fatto il dirigente Mazzone durante il proseguimento del Consiglio Comunale che vedrete in edizione integrale a partire dalla prossima settimana. Intanto chiudiamo questa edizione della nostra rassegna stampa con l'intervista
al sindaco di Ardea Luca Di Fiori, che si è espresso sul bilancio, quello approvato ieri, anche però sul previsionale per il prossimo anno che stanno lavorando appunto gli uffici tecnici, e anche sull'esito delle ultime elezioni europee, con le considerazioni sui dati espressi dalla città di Ardea. Per cui grazie Giulia e salutiamo con questa clip. Grazie a te Alessandro e a tutti voi per averci seguiti come sempre. Arrivederci. Arrivederci. Sindaco, si è concluso il Consiglio Comunale, il primo punto, il più dibattuto sicuramente tra quelli all'ordine del giorno, il rendiconto di bilancio. Cosa voleva dire nel suo intervento di oggi dopo aver ascoltato le varie parole dell'opposizione? Ma francamente è normale che l'opposizione faccia l'opposizione, quindi tenda in qualche modo a rallentare quello che è un percorso da parte della maggioranza. Sul rendiconto, parliamo di un rendiconto che è stato considerato su 12 mesi in dodicesimi quasi, il che vuol dire che noi abbiamo approvato l'ultimo bilancio il 27 o il 23 di dicembre. Quindi potete immaginare che tipo di rendiconto può essere, soltanto che una fotocopia, una fotografia di quel poco che abbiamo potuto fare, in quanto lo Stato ci ha dato dei parametri su cui realizzare un bilancio che non sono dei parametri che ci permettevano di approvare qualcosa di eclatante. Quindi le preoccupazioni che si sono verificate sono normali. La cosa che più mi dispiace è che purtroppo il Presidente ha convocato, parliamo del Presidente della Commissione, 3 volte la Commissione, e di fatto anche nell'ultima Commissione che si è espletata c'è stato soltanto un membro d'opposizione, il che vuol dire che c'è molta strumentalizzazione delle cose e pochi fatti. È chiaro che con una spending review a questo livello, con un patto di stabilità del genere, con gli impegni economici e l'impossibilità da parte di molte famiglie a pagare quelle che sono le tasse, il Comune non può navigare nell'oro. Però devo dire che in quest'ultimo rendiconto molti di quelli che erano in warning fatti dalla Corte dei Conti sono stati riabilitati e sistemati. C'è ancora qualcosa da fare e lo andremo a vedere nel prossimo bilancio. Ecco, proprio per quanto riguarda il prossimo bilancio, il previsionale soprattutto, a che punto siamo? Come si sta procedendo col lavoro? Beh, il passo fondamentale intanto era approvare questo rendiconto finanziario. Ora da qui a fine giugno cercheremo di portare un bilancio di previsione che ovviamente sarà un bilancio di previsione che non permetterà di fare grandi cose. Cercheremo di finire e definire le opere che sono in corso da Viale Tor San Lorenzo. Prima l'opposizione parlava che non si è fatto nulla. È chiaro che è finita l'Italia delle vacche grasse, ormai sono solo vacche magre. Noi quello che abbiamo detto ai cittadini è che non ci sono i soldi e faremo una scaletta di priorità. Prima le persone disagiate, i diversamente abili, le persone che stanno in difficoltà, e poi concluderemo tutte quelle opere che abbiamo in cantiere, da Viale Tor San Lorenzo, abbiamo risistemato gran parte delle scuole di Tor San Lorenzo e andremo avanti così. A breve avremo l'inaugurazione della Casa della Salute di Via dei Tassi, che è uno dei casi in cui il Comune stesso si è autofinanziato un'opera pubblica. Cioè, questi sono fatti concreti, e quindi la cosa che più mi dispiace è che l'opposizione non riesce minimamente ad analizzare il fatto che soldi lo Stato non ne manda più. Quindi noi ci siamo trovati ad approvare la TARES, e ringrazio Dio che l'abbiamo fatto, in quanto così spalmiamo su due rate l'intero ammontare, e ci siamo comunque mantenuti al di sotto del massimo, sulla prima casa al 2% e sulla seconda casa allo 0,6%, quando gli altri comuni già stavano al 10,6% da diversi anni. Quindi tutto questo ci permette di creare un bilancio, ma è sempre la metà di quello che lo Stato ci forniva, ovvero dei 7 milioni d'euro che venivano girati agli enti, oggi ci ritroviamo che con questa operazione finanziaria di TARES riusciremo più o meno, se i cittadini pagano, a incassare all'incirca 3 milioni e 2. Allora, se non si vuole minimamente prendere atto del fatto che i soldi non ci sono più da parte dello Stato, quindi si vuole fare soltanto demagogia.
L'ultima domanda che le faccio è una considerazione politica sull'esito del voto delle europee proprio qui ad Ardea. Si è confermata un'alta percentuale per il Movimento 5 Stelle, è risalito un pochino anche il PD. Per quanto riguarda il centrodestra, ovviamente però frazionato, viste le scissioni dell'ultimo periodo, c'è stato un dato un po' in controtendenza rispetto ad Ardea. Quindi che idea si è fatto di questa percentuale di voto? Ma questo era proprio il motivo dell'intervento che volevo fare in aula. C'è un dato inconfutabile, che si è creata una bolla che si chiama Renzi, ha toccato dei picchi che vanno dal 44 al 46 nella regione Lazio. Il dato oggettivo è che Forza Italia a livello comunale ha retto, è circa 10-11 punti al di sopra della media regionale e della media nazionale, che sommato ai 7,5-8 degli altri alleati della coalizione arriva a 35. È chiaro, non siamo più ai livelli di una volta in cui il PDL prendeva il 40%, il 42, il 38. Però devo dire che non è una questione che riguarda soltanto la gestione del comune, perché poi se si va a analizzare comuni che funzionano o che tra parentesi funzionano, tipo Anzio o altri comuni, la percentuale di Forza Italia è ancora più bassa. Il concetto da capire è perché magari il PD è così basso rispetto alla media nazionale. Cioè il PD è rimasto al 28% quando gli altri hanno raggiunto negli altri comuni il 38, il 42, per arrivare a una media del 44. Quindi di fatto possiamo dire che ci siamo difesi. Questa è stata una elezione tipicamente di carattere politico. È chiaro pure che se avessimo avuto più soldi per fare più servizi avremmo avuto anche una piccola risposta in più dei cittadini. Ma quei cittadini di fede di centrodestra, devo dire che hanno mantenuto quella posizione. Tra parentesi approfitto per fare gli auguri, malgrado non faccia parte della nostra, del nostro schieramento, ma a un ragazzo che diventa per la prima volta europarlamentare, l'amico Castaldo, gli faccio i migliori auguri, perché comunque è un onorevole del nostro territorio e speriamo che ci possa aiutare su quelle problematiche che non riusciamo a risolvere da soli.